futuristiche, tecnologiche e sempre più complicate. Sono loro che riempiono il cassetto dei sogni impossibili degli appassionati di motori, le supercar. Gloriosi motori aspirati dal sound ineguagliabile o nuovi propulsori sovralimentati in grado di offrire valori di coppia impressionanti. Ce n'è per ogni gusto. Due V8 biturbo mitici, quelli che muovono la McLaren 765 LT e la Ferrari F8 Tributo. Dalle prestazioni incredibili, ma con finalità diverse. La prima è un vero e proprio gioiello pronto per la pista. Versione potenziata e alleggerita della 720S, è in grado di stampare tempi sul giro da vera auto da corsa. La Ferrari F8 Tributo ha invece intenti più pacifici, con l'obiettivo principale rivolto alle sensazioni di guida su strada, regalando un'esperienza a 360 gradi degna del cavallino con cui è marchiata. Diversa invece la scelta di Lamborghini con la mitica Huracan Evo RVD. Il propulsore V10 aspirato, in grado di girare ad alti regimi, scarica la potenza sulle sole ruote posteriori. Offre un'esperienza di guida orientata alla performance, ottenuta sulle gloriose note erogate dal doppio scarico. Parlando di supercar, non si può non citare Pagani, simbolo di lusso e velocità, con la nuova Huayra tricolore continua a stupire. Ci troviamo di fronte ad una supercar a tiratura ultra limitata, omaggio alle celebri frecce tricolore in cui arte e scienza si fondono con dettagli da cabina di pilotaggio ed uno studio sull'aerodinamica degno di un genio. Solo 3 esemplari prodotti, ognuno dedicato ad uno specifico leader della formazione aerea.